Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della nuova scienza dei metodi di agopuntura, Buell e Yamamoto. Affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Fiamma Ferraro, che è in collegamento con noi da Roma. La dottoressa Ferraro si occupa di medicina integrata dopo essersi formata come medico di medicina generale. Nella puntata precedente la dottoressa ci aveva parlato di medicina integrata, che non è altro che un'aggiunta di tecniche alla nostra medicina convenzionale, facendo un distinguo con la medicina alternativa, che invece approccia e utilizza degli approcci alternativi alla medicina convenzionale. Buonasera, dottoressa, e bentrovata. Grazie, sempre un piacere. Buonasera a tutti e ai telespettatori. Dottoressa, quindi l'agopuntura. Sappiamo che alcuni credono all'agopuntura, altri invece non ci credono. Quindi le chiedo, ci spiega cosa c'è di scientifico nell'utilizzo di tecniche di agopuntura? Io dico sempre, posso credere in Dio o nei fantasmi? Come ha detto giustamente, molti credono, altri non credono. Quello che c'è di scientifico con l'agopuntura è che non io sottoscritta, ma si può scientificamente provare che i punti di agopuntura fisicamente esistono. Perché dove c'è un punto di agopuntura, ad esempio uno banalissimo qua, cambia proprio la resistenza elettrica. E se io vado a vedere sotto al microscopio, istologicamente parlando, si vede che c'è un cambio proprio della morfologia del tessuto. Per cui ce ne sono migliaia nel corpo di punti di agopuntura. Io posso provare scientificamente che esistono. Quello che non posso però provare, quello che è difficile provare sino ad oggi, è il come funzionino questi punti di agopuntura. Ci sono varie teorie. Nella medicina tradizionale cinese, che lo sappiamo è una medicina di più di 2000 anni fa, parlano di energie, un concetto che noi non possiamo concepire nella nostra medicina odierna. Fatto sta, quello che si è visto è che nel momento in cui io inserisco un ago, vengono rilasciate delle interleuchine, che sono mediatori dell'infiammazione. Per cui quella è già una teoria. Un'altra teoria è che dove io infilzo l'ago, come dico sempre ai pazienti, io infilzo, creo una microlesione. Tale microlesione verrebbe captata dal sistema nervoso centrale, perché nel dire che dove ci sono i punti, istologicamente c'è un cambio nel tessuto, c'è anche una ricca zona di innervazione del sistema nervoso centrale, appunto, microfibre. E pare che questa microlesione venga captata dal cervello e il cervello dia l'impulso, dia successivamente l'impulso al corpo di rigenerarsi o di trattare la cosa in questione. Quindi Funzioni c'è proprio così. una spiegazione scientifica dietro l'utilizzo, dietro la tecnica dell'agopuntura? C'è un'ipotesi scientifica, io mi permetto di dire, molto attendibile, sì. Quindi veramente interessante, dottoressa. Parliamo adesso del professor John Boyle. Chi è? Il professor John Boyle è un professore danese esperto in agopuntura che per puro caso, come tante scoperte scientifiche, scoprì, tra virgolette, questi punti di agopuntura che non hanno nulla a che fare con l'agopuntura tradizionale cinese oppure altre tecniche conosciute fino ad ora. Scoprì questi punti per puro caso quando un bel giorno ho afflitto da un sembra un male al collo, e tanto per provare così si infilzò un ago nella mano e gli passò il torcicollo. Andando avanti, vide che questo sistema di agopuntura, perché scoprì tra virgolette altri punti, era particolarmente efficace in quelle che sono affezioni dell'apparato visivo, quali maculopatie, retinopatie, problemi col nervo ottico ed altro. E così andando avanti perfezionò sempre di più i punti, partendo dai primi anni 2000, fino agli ultimi punti che risalgono al 2016-2017. Quindi già lei ci ha anticipato come sono diverse le patologie che si possono trattare con l'agopuntura e questo lo vedremo tra un po'. Nel frattempo, dottoressa, ci può dire anche chi è il professor Yamamoto?
Il professor Yamamoto invece ha scoperto, sempre tra virgolette, una tecnica ancora più moderna, nel senso che il professor Yamamoto, e non oso dire il nome perché farei solo una gaffe, molto difficile, è un anestesista. È andato in pensione, credo, da poco, perché è abbastanza vecchiotto, e mentre stava iniettando nel cranio di un paziente che stava per essere sottoposto a un intervento dermatologico, lui iniettò quella che pensava di essere lidocaina, ovvero un anestetico locale. Il paziente, nessun problema, tutto tranquillo, si fece l'intervento. Dopo il professor Yamamoto si accorse che non aveva iniettato lidocaina, bensì soluzione fisiologica. Allora si chiese, ma com'è possibile questa cosa? Così facendo scoprì altri punti sul cranio, ecco perché si chiama scalp acupunctura, agopuntura del cranio. E l'ho detto in tedesco perché è lì che è particolarmente tutta questa tecnica di acupuntura. La cosa affascinante è che questo metodo di agopuntura è particolarmente efficace in quelli che sono problemi del sistema nervoso centrale, anche patologie con dolori. È efficace al punto che in Giappone, se oggi si chiama il 118 e l'operatore crede che uno possa essere afflitto da un ictus, viene mandato a bordo dell'ambulanza addirittura un medico che è specialista in questa tecnica di agopuntura. Allora io ho fatto il seguente ragionamento: se l'occhio altro non è che tessuto nervoso e il metodo Yamamoto tratta, no, può essere utilizzato per il trattamento di queste patologie, perché non fare un mix, no? Dei due metodi, e così il metodo Ferraro, che altro non è che un mix dei punti del professor Coyle con in aggiunta dei punti del professor Yamamoto, perché l'agopuntura tradizionale per gli occhi non fa tanto, fa molto poco. Quindi, dottoressa, lei utilizza queste due tecniche per il trattamento di quali patologie? Allora, io tratto con queste tecniche maculopatie, glaucomi, altri problemi legati anche al sistema osteoarticolare, ma il grande successo lo si vede appunto nelle maculopatie, retiniti, retinopatie, glaucomi, dove una persona spesso e volentieri si sente dire va bene, puoi anche utilizzare gli occhiali, ma sai, non c'è niente da fare. Ecco perché è abbastanza importante come possiamo dire arma terapeutica nei soggetti che hanno una risposta all'agopuntura, perché non tutti purtroppo ce l'hanno. Dottoressa, ma in cosa si distinguono quindi queste due tecniche dall'agopuntura tradizionale cinese? Allora, l'agopuntura tradizionale cinese, per avere un effetto terapeutico, io direi che il tutto dipende dalla bravura dell'agopuntore nel sapere interpretare i sintomi che mi riporta il paziente. È più una filosofia abbinata anche a tutto il sistema dei meridiani. Tutto ciò per dire che il medico agopuntore deve essere particolarmente esperto. Se il medico agopuntore è molto bravo ed esperto, di solito in determinati casi ci sono risultati con l'agopuntura tradizionale cinese, ma quello che sto dicendo in parole povere è che se ho X problema non so quali punti trattare, lì dipende dalla mia bravura. Invece con Bolle Yamamoto i punti sono tra virgolette standard, sono quelli. Si tratta di fare il giusto binomio tra di loro. Quindi, dottoressa, comunque lei utilizza anche l'agopuntura tradizionale cinese? Io l'agopuntura tradizionale cinese utilizzo alcuni punti, ma pochissimi, abbinati anche a bolle buteico, e la utilizzo per altri problemi, quali problemi osteoarticolari, perché tratto anche molte patologie osteoarticolari e cefalee. Per cui sì, in questi casi la utilizzo. Dottoressa, parliamo di risultati. I risultati sono garantiti?
Come dico sempre, purtroppo in medicina non ci sono garanzie, anche se lei ha un banale mal di testa, non ha purtroppo la garanzia che l'aspirina le tolga questo sintomo. Nella popolazione si dice che circa l'80%, 85% della popolazione in generale sia quello che si chiama un responder, ovvero che abbia la risposta terapeutica all'agopuntura. Mm. Finché non provo, non lo saprò mai. In questo 80-85% poi ci sono dei casi che oserei dire sono quasi miracolati. Nelle mie statistiche però capiamo che si tratta di pochi casi miracolati su centinaia di casi. Nella media ci sono piccoli risultati, il che, tornando però alle patologie dell'apparato visivo, perché per problemi osteoarticolari ci sono tanti trattamenti che si possono fare, di solito per le maculopatie, eccetera, come dicevo, spesso molti si sentono dire c'è ben poco da fare, possono essere dei risultati che non sono appunto nella maggior parte dei casi miracoli, bensì se già riesco a fermare la malattia, a rallentarla, è già tanto di guadagnato. Solo che bisogna, prima del primo trattamento, il consiglio mio, e dopo il primo trattamento, fare delle analisi per permettermi di capire anche dal punto di vista scientifico se il trattamento ha funzionato. Poi, ovvio, in primis io vorrei che sia il paziente a notare il risultato, non la sottoscritta. Bisogna in tutti i sensi provare per vedere, andare da un agopuntore esperto. In Italia la legge ci dice che deve essere un medico, un agopuntore, all'estero essere un medico. E lei però ci ha anche detto che è importante affidarsi ad un bravo agopuntore, quindi io immagino che i nostri telespettatori si stiano chiedendo: come faccio a riconoscere un bravo agopuntore? Allora, io dico sempre, il web è un'arma a doppio taglio, se però utilizzata bene il web, uno vede quella che è la formazione dell'agopuntore, ovvero è tra virgolette solo un medico oppure ha fatto corsi di agopuntura. Io consiglio di assicurarsi che il medico abbia anche fatto corsi di agopuntura classica tradizionale, così uno impara le tecniche di come inserire l'ago e non fa sac, così tanto per fare sac. In Italia del Nord comunque ci sono già due o tre medici, credo, che praticano, esercitano questo metodo. Si trovano, immagino, su internet. Questo al Nord. Poi nel resto dell'Europa, sto parlando di Svizzera, Germania, Austria, ci sono tantissimi medici che lo utilizzano, addirittura oculisti. Dottoressa, prima di procedere al trattamento, lei consiglia sempre di sottoporsi prima ad una prima visita? E lei dove lavora? Allora, io lavoro, il mio studio principale è Roma, è lo studio principale, poi alcuni casi li prendo in cura anche a Carpi, dove di solito lavoro al poliambulatorio. Io dico chiaramente, la mia specializzazione non è oftalmologia. Quello che io ho bisogno di fare è parlare con il paziente, vedere come sta messo e vedere le analisi strumentali che lui o lei mi porta. Questo ho bisogno di fare e io consiglio prima la prima consulenza, prima di sottoporsi ai 10 giorni di agopuntura, perché il trattamento è relativamente impegnativo. Allora, la prima visita la si può fare anche in videochiamata, senza venire in persona. Questo lo fanno tante persone che vengono da fuori, come Sardegna, Sicilia e così via. Benissimo. Dottoressa, noi nella puntata precedente ci ha parlato di addestramento respiratorio in base agli insegnamenti del professor Buteico, e quindi ci ha spiegato quali sono i risultati ottenuti nel trattamento dell'asma, e abbiamo visto che sono anche risultati molto validi. Quindi lei utilizza l'agopuntura anche per trattare l'asma? Io personalmente no. Sono sicura che medici che praticano medicina tradizionale cinese
lo facciano. Io utilizzerei l'agopuntura nel contesto dell'asma solo se noi parliamo di un asma causato dall'ansia, perché spesso crisi di ansia in soggetti predisposti possono scatenare un attacco d'asma. In questi casi sì, ma sono io la prima a dire al paziente: guardi, se si sottopone a un riaddestramento respiratorio, credo che sia più vantaggioso. Questo sarebbe il mio consiglio professionale, per cui l'asma si può trattare con l'agopuntura, ma non venire la sottoscritta. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio molto e a quanto pare ci rivedremo presto perché abbiamo programmato delle altre interviste. Grazie. Grazie mille, è sempre un piacere. Buon lavoro e grazie a tutti. A lei, dottoressa. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.